Qui siamo al sito dei Bois du Cazier a Marcinelle, è il sito che ricordiamo ogni 8 agosto di ogni anno, perché l'8 agosto del 1956 c'è stata la tragedia di Marcinelle. Quello che è successo è stato un incidente nel pozzo che qui vediamo. Sono morti 262 minatori. Perché l'incidente è stato causato da una scintille da combustione d'olio, facevano parte di quell'accordo, erano parte di un accordo italo-belga del protocollo del 46, del 23 giugno del 46, che prevedeva l'invio di 50.000 lavoratori in Belgio, perché il Belgio mancava di manodopera. Quindi quando si dice che le persone venivano scambiate con il carbone, perché l'accordo poi prevedeva l'invio di carbone in Italia, era sostanzialmente vero. E quello che succedeva, e nessuno l'ha mai capito prima in maniera così netta, prima di Marcinelle, il fatto che i minatori che arrivavano qui, i lavoratori che arrivavano qui, arrivavano a vivere in condizioni abbastanza poco dignitose, anche lavorativamente, avevano condizioni di attività quotidiana poco dignitose. Poi il risvolto fu un risvolto importante, quello di attirare l'attenzione su quelle che erano proprio le condizioni di vita degli italiani in Belgio. E quindi ci si cominciò a interessare sia dei diritti sul lavoro, sul luogo del lavoro, sia dei diritti legati alla permanenza di un italiano all'estero, di un migrante all'estero. E si trovarono, quello che viene anche narrato nei libri di storia, si trovarono ad esempio le baracche che venivano usate per i campi di concentramento nazisti in Belgio, che erano state riutilizzate per ospitare i lavoratori delle miniere. E questo fa capire molto di quanto fosse difficile poi nel dopoguerra avere degli standard lavorativi, dei diritti lavorativi e di vita che fossero consoni alla condizione umana. Però quello che succede qui ogni anno, l'8 agosto, è una commemorazione che ricorda questi 262 minatori che hanno perso la loro vita qui. E la commemorazione è molto toccante perché questa campana viene suonata 262 volte, ad ogni rintocco di questa campana viene pronunciato il nome del minatore che ha sacrificato la sua vita qui. E quello di cui uno rimane impressionato sicuramente è il fatto che 136 nomi sono italiani. E nomi e cognomi italiani e alcuni appartengono anche agli stessi nuclei familiari, quindi questo ci dà anche un altro dato, non migrava la singola persona, spesso migrava un nucleo familiare, fratelli, padre, figlio, arrivavano qui, poi c'erano dei ricongiungimenti familiari e sappiamo benissimo che c'era l'obbligo. Almeno una volta che arrivavi in Belgio come lavoratore, frutto dell'accordo o del protocollo italo-belga, dovevi lavorare in miniera per almeno 5 anni, era un obbligo. E anche qui, di nuovo, partì tutto il lavoro fatto su quelli che sono i diritti dei lavoratori e degli esseri umani in generale. Oggi questo è diventato un sito commemorativo. Per intero, non solo l'8 agosto di ogni anno, è un sito UNESCO. Rappresenta un momento quasi fondativo, un momento storico che è fondativo della nostra identità. Quella storia dà forza a quello che è attualmente tutta la richiesta che viene da chi vive in un'altra nazione, in un altro stato, rispetto a diritti, riconoscimenti, servizi. Per noi rappresenta un passaggio nei libri di storia per alcuni, qualcosa di molto sentimentale per altri, perché naturalmente c'è un legame emotivo, una leva di forza con cui rivendicare nuove battaglie, nuove proposte, nuovi diritti. Queste tre cose messe insieme secondo me fanno di Marcinelle, ma non solo secondo me, un posto unico per chi è italiano in Belgio, ma in realtà per chi è italiano in ogni parte del mondo.